San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani piegate e il suo costato trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo. Non si sono scandalizzati di Lui, della sua croce. Non hanno avuto vergogna della carne del fratello, perché in ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio, della sua misericordia. Così Papa Francesco ha presentato alla Chiesa e al mondo i due nuovi santi, l'italiano Angelo Giuseppe Roncalli, papa dal 1958 al 1963, e il polacco Karol Wojtyła, pontefice dal 1978 al 2005. La messa di canonizzazione nella Domenica della Divina Misericordia è stata concelebrata dal Papa Emerito Benedetto XVI, seduto accanto ai cardinali presenti. Davanti ai 500.000 fedeli che hanno riempito Piazza San Pietro, Via della Conciliazione e tutte le vie vicine, agli altri 300.000 presenti a Roma e che hanno seguito la celebrazione attraverso i maxischermi e ai milioni di fedeli collegati attraverso la televisione, il web e la radio, Papa Francesco ha ricordato che San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno conosciuto le tragedie del XX secolo, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte in loro era la fede in Cristo e la misericordia di Dio. Hanno contemplato le piaghe di Cristo con una speranza viva unita ad una gioia indicibile e gloriosa, e attraverso il Concilio Vaticano II hanno collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, quella della prima comunità dei credenti, in cui si vive l'essenziale del Vangelo, l'amore, la misericordia, in semplicità e fraternità. Papa Francesco ha definito così Giovanni XXIII il Papa della docilità dello Spirito, che si è lasciato condurre come una guida guidata, e Giovanni Paolo II il Papa della famiglia, che ora accompagna e sostiene il cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie.